Rieccoci qui ragazzi, benvenuti a tutti, io sono MazzeTess ed eccoci qui su Child of Light. Stiamo continuando la puntata di ieri per sconfiggere la nostra terribile sorella, che era una... non è una sorella, Nox insomma, che è diventata questo mostro bababa. E io non so cosa potremmo fare. Forse ci è comodo il fatto che abbiamo un... fulmine, e credo che possa far male il fulmine. Tu ce l'hai un folgore su un coso? Sì, vulnerabile al fulmine, perfetto. Lui l'ha fatta su quello, vero? Oddei. Porca paletta. Dobbiamo tirare su un attimo Finn, perché qua con un attacco ce lo toglie 100 e se per caso ne fa due di seguito c'è morto. Ok, direi che così per ora va bene. Io farei una folgore su questo. Aia, aia. Ecco, interrotto. Porca la miseria! No, no. Ma vaffan brodo, non ce l'ho fatta in tempo. Vivifica lui. E Caribbio. Grandioso. Io farei un colpo più tentando di rallentare questo, no, ma non dovrebbe esserci pericolo, è una folgore su quello. Quel tentacolo credo che sia smorto, ma... non so quanto reggerà ancora fino a prima che lo secchiamo del tutto. Potrebbe resistere ancora parecchi turni e non è... per nulla buono. Ah no, adesso è smorto. Porca miseria. Ma non ci dai... ah ecco, uff, per fortuna che c'è questo, per fortuna, dai. Cura un attimo Finn perché ne ha proprio bisogno. Allora lei farei fare sempre di nuovo un colpo più. Tanto ha tutto il tempo che vuole. E... bon, basta così. Per fortuna non l'ha interrotto, mannaggia, per un pelo proprio. Schivata grande rubella, mannaggia. Però viene interrotto, vuoi vedere? No, 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 ce la fa, ce la fa, ce la fa. Oh, quei tentacoli sono ancora in piedi. Difesa, assolutamente. Dai!
Grande, ha fatto una grandissima difesa, grande parata. Adesso temo che non riusciremo a rallentare lui abbastanza per... Dov'è il folgore? Ma che Kaiser? Ma no, non è possibile. Porca la miseria. Un tentacolo se n'è andato, ma se n'è andata anche Rubella. Porca paletta. Riproviamo, ragazzi, però sto giro. Allora, oculi. Crea oculi. Tutti quelli che danno da fulmine o resistenza all'acqua sarebbero da utilizzare. Quindi, allora, andiamo a craftare un po' di roba. Che ce n'è poi qua di roba, da craftare? C'è anche un brillocco di smeraldo. Tre ametiste levigate. Quindi ce ne dà una sfaccettata. Allora, andiamo a vedere un attimo indietro. Danni d'acqua? No, assolutamente no. Le mettiamo piuttosto... Toglilo. Ok. Allora, Rubella metterei un... Questo è resistenza d'acqua, perfetto. Danni di fulmine, ma ne metterei anche questo. Ok. E aumenta la magia, magari possiamo metterlo a Finn se non c'è altra tormalina. Eh no, infatti. Vabbè, ma gli mettiamo questo. Poi qua lui mettiamo anche una resistenza da acqua e gli mettiamo un danno da fulmine più. Tipo... Aggiunge danni da acqua. Qual è quello che dà danni da fulmine? Danni da luce. Ah, però non ho quello... Vabbè. Perché magari c'era qualcuno, no? Ah, lui c'ha uno sfaccettato. Aspetta, togliamo a Robert questo. Sennò potremmo usare Robert, ragazzi. Allora, usiamo Robert al posto di Finn, direi. Via, via, via. Robert, gli mettiamo un... craftiamo un oculo, craftiamo uno brillante, perfetto. E gli diamo un danni da fulmine più e gli diamo una resistenza all'acqua tosta e poi gli mettiamo un... ...20% di spostarlo indietro, più avanti del 30%, sì. E Rubella invece com'è che è qua? Magia di più 8, altrimenti cos'è che potremmo darle? Danni magici, no. No, credo che sia meglio così. Se per caso avessimo bisogno di un'altra mano, direi di usare lui. Quindi gli diamo un... danni da fulmine con questo. Una resistenza all'acqua qua. Acqua qua. E poi direi un... Sì. E a lei vediamo se abbiamo dell'altro danni da fulmine. Perfetto.
Così. E proviamo un attimo. Aspetta, nell'inventario abbiamo qualche polvere? Non credo, eh. Ah sì, invece. Allora, questa è polvere dei punti mana. Direi di darla più che altro a Rubella. Entrambe. A difesa magica direi di metterla a Robert. A 180, Rubella a 140, vai. Allora, andiamo con Rubella e ritentiamo la scanata al potere. Lo skippi questo, dai, 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 sì. Ed eccoci qua di nuovo. Io userei al posto di Finn, però userei. Allora, tu fai un colpo più. Io farei cambia con Robert. E fai un pioggia di frecce. Perfetto. Dai che magari lo interrompe, sì. Sì, 220. Aia, contrattacco con interruzione. Non mi piace. Resistente all'acqua, perfetto. Adesso contrattaccherà l'interruzione, però, eh. Ah, non è stato interrotto. Porca miseria. Ok, uno dei due tentacoli è fuori uso. Ah, no, è che non può essere interrotto perché è quello la cosa che ha attivato prima, insomma. Spero che non mi interrompa. No. Ah vabbè, però per fortuna non mi interrompe. Dai, tutti e due i tentacoli sono mezzi smorti. Dai, Rubella! Sì! 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 Questo vuol dire che il nostro caro amico, credo che si avvicini alla sua morte prematura. Anche se credo che dovremmo fargli un sacco di danni. È molto lento sulla linea del tempo, eh. Bello questo effetto di acqua però che scorre qua ai lati. Yes, 158, ma sempre con la faccia alta. Quante pizze gli stiamo dando prima che ci dica qualcosa? Però ancora non è interrompibile. Chissà quanto dura quel suo effetto che gli impedisce di essere interrotto. Ah, oddio, però là è istantaneo. Questo non mi piace. Però dovremmo avere una pozione tipo di vivifica per la gente.
Vivifica. Quando adesso si è velocizzato? Ah, quando aveva quell'effetto. Là era più lento, probabilmente. Adesso farei un colpo più per cercare di. Ah no, ma viene interrotto da lui. Perfetto. Perché se diventa così lungo quando ha quel. Quella difesa, diciamo. No, no. È stata una cosa solo di prima, non so come mai. Oh no. Porca paletta. Allora, qua diamo anche un po' di vita a Robert. Intanto fare un colpo.